Questo convegno per la giornata mondiale dell'acqua è stata un'occasione molto bella di riflessione sul valore dell'acqua nella cooperazione, nel rapporto tra popoli, quindi come leva di pace, come fonte di pace, perché tante volte l'acqua è considerata uno dei problemi dei conflitti, perché effettivamente la gestione delle risorse idriche provoca spesso conflitto tra gli stati, ma al tempo stesso va valorizzato il ruolo della cooperazione e della possibilità che l'acqua sia uno strumento di pace, appunto perché favorisce lo sviluppo dei popoli, ed è importante la riflessione che oggi è stata fatta proprio sulla qualità dell'acqua e sull'accesso all'acqua potabile per un numero crescente di persone nel mondo. Peraltro mi piace ricordare che l'Università Pessani di Perugia ha molto lavorato sul tema dell'acqua, sia con la cattedra UNESCO proprio dedicata all'acqua, sia col centro Waredoc e anche ospitando l'agenzia dell'UNESCO che scrive annualmente il report mondiale dell'acqua. Quindi siamo come università coinvolta da tanto tempo su questi temi e la giornata di oggi è stato un passo molto bello anche perché è partecipato dalle scuole di Perugia.